Cioè il suo sogno è bello vedere anche la partecipazione degli studenti, oggi una lotta comune che è una lotta della città. Voi come Confcommercio avete fatto un manifesto che è alle nostre spalle, l'avete definita la burofollia. Sì, si tratta proprio di questo, una burocrazia impazzita che per il mancato invio di una nota, forse di 7 righe, a Bruxelles mette in difficoltà centinaia di aziende, migliaia di lavoratori, e quindi è giusto che i giovani, che ringrazio, stanno a fianco a noi, perché ne va del futuro di questa città, di tutto il comprensorio del cratere sismico del 2009, quindi siamo qui per rivendicare con forza la necessità che il governo metta punto e a capo a una vicenda vergognosa. La partecipazione degli studenti è stata massiccia, avete scelto di appoggiare quella che è una battaglia della città senza colori? Assolutamente sì, la decisione è stata presa in quanto molti di noi sono figli di operai, sono figli di imprenditori che rischiano di chiudere le imprese, che rischiano di perdere il lavoro. Questo intanto è stato il primo motivo che ci ha spinto ad aderire a questa importantissima manifestazione. Poi oltre a questo c'è da considerare anche un altro fatto, che le conseguenze che porta la situazione ci indurranno poi a dover cambiare città, a non dover scegliere magari l'Università dell'Aquila per proseguire il nostro percorso di studi e ad abbandonare queste mura che insomma in tutti questi anni abbiamo sostenuto e vogliamo continuare a sostenere anche in questo modo.